qua, eccole qua, i miei due figli nati ieri, due femmine. Le vedi quanto sono belle? Tutti figli belli quelli di Laura. Sono belli. Mi manca tanto mio nipote, ecco perché mi bacio i figli dell'altri. No, ma perché io li adoro proprio i bambini. Todos saltam, todos dançam, todos gritam e nesta dança guerreira todos temem, ninguém foge, todos ficam e não há lua. Bambine, vi saluto, ci vediamo domani. Ecco un'altra panza. Vieni. È una signora che sto seguendo, che sta alla 38ª settimana e ha fatto il monitoraggio. Devo controllare gli esami. Questo sta meglio di noi. Sta al caldo, mangia gratuito. Sta tutto a posto comunque, c'è solo un po' d'anemia. Stai prendendo il ferro, vero? Qui sta tutto a posto, amore. Dobbiamo aspettare solo che vengano i dolori. È bravissima. Soprattutto mi dà molta sicurezza, essendo comunque il primo figlio, quindi era necessaria una persona con un carattere deciso, forte, determinato, con esperienza, che potesse infondermi tranquillità. Poi dopo mi fai sapere, eventualmente verso giovedì o venerdì ci rivediamo un attimo. Forse più venerdì che giovedì, perché giovedì c'è un ricovero. Chi è che c'ha il sacco rotto? Ma va, non so, signora mia, per togliere due punti. Mo comincia a strillare, eh? Che c'hai paura? Ma va. Direi un po' di anestesia quando tocca. Ma va, ma quando mai, signora? Ma quando mai? Non sente niente, glielo prometto. Bravo. Oh, ho spuntato mezza Roma, io. Io ce l'ho solo con sti cacchio dei medici. Che se mi lasciassero i fili un po' più lunghi mi farebbero un'opera pia. Io ho finito. Può mettersi anche una mutandina elastica, può toglierla questa e mettere una mutandina elastica che adesso è più pratica come questa. Però deve essere contenitiva ma non restrittiva, eh? Non così stretta. No, stretta stretta no, signora, perché poi non respira. Oddio. Per esempio. Ecco fatto. Buongiorno, dove sta quella fanciulla? L'hanno già portata giù? Sì. Ok, allora, se tu aspetti un attimo, io adesso vedo se è pronto. Che cosa c'è? La sala operatoria, il cesareo. Coraggio. Down in Bowery they lose their ball eyes and their lip mouths in the night. And stumbling through the street they say, sir, do you got a light? And tra un po' arriverà, non lo posso dire per televisione, vero? La zoccoletta di casa. Questo non ce lo mette. Ma però porta fortuna. Adesso vado perché fra un po' nasce, eh? Perché piangi? Ah, perché sei emozionata. Ah, non piangere, che bellissimo. Fra un po' la senti piangere e passa tutto. Il ruolo dell'ostetrica è quello di prendere il bambino quando il ginecologo me lo affida. E quindi poi c'è il pediatra che lo controlla. Ecco, fra un pochino aprono l'utero e quindi esce la bimba. Susan sta nascendo, c'ha i capelli neri, c'ha un giro di cordone. Eccolo qua, ecco qua. La senti? Ecco qua. Vieni amore da Laura, vieni. Eccola Susan. Guarda quanto è bella. Vieni. Vieni.
il dottor Melpignano, che adesso gli sporcherò il camice come regalo. Sto legando il cordone ombelicale, clampando. Ti proteggi, eh? Hai paura di Laura, eh? Hai paura di Laura, eh? Ha fatto pipì, eh? Mi ha fatto la pipì in mano come regalo. Laura controlla le dita, 5. Io ho l'ossessione delle dita. Possiamo farlo venire il papà? Eh? Possiamo... Papà? Sì, amore, vieni, vieni qui. Papà, io ho chiesto alla mamma il permesso di riprendere tua figlia, eh? Sei contento? Adesso la misuriamo, la bimba, 32. 47. Si chiama Susan. Avrò fatto uno stadio di figli dal 1958, penso che non li ho contati mai, sono troppi. Questo è l'attimo più bello, che se tua moglie si fa ritrarre, intanto gli dà il bacetto al bambino, se sei contento. Poi ti vedrai tua figlia in televisione. Eh? Tieni papà, qua, ok? Oh, non è che mi svieni, eh? Sailing on an emerald bay, and like a boat out on the ocean. Ecco qua. Sei piccola, ma sta bene, signora. Che problema c'è? Someday we'll all be gone, but lullabies go on and on. They never die, that's how you. And I will be. Oh, che strazio. Pronto? Pronto? Con Laura, dimmi. Sì, sta facendo il cesareo. È certo che è vestito, se sta a fare il cesareo. Sto storica, è per davvero. Tra un po' mi fa il monumento ai caduti. Ecco, adesso stiamo portando la bimba al nido. Il mio compito a questo punto è finito, perché adesso il bambino sta nelle mani dei pediatri, delle puericultrici, e poi metteremo a letto la mamma e seguiremo la mamma nel postparto. Allora, questa è la mia casa, e quando entro qui la prima cosa che faccio è godermi la gioia di mio nipote con la sua casetta, dove mi chiama nonna a giocare. Io me lo sollazzo tutto il giorno, gioco con lui e mi porto il mio coso, che questo tu ve lo faccio vedere perché è troppo forte. Aspetta, come funziona sto coso? Che ride come un pazzo. C'ho pure il cavalluccio, eccolo qua. Vedi? Guarda quanto è bello. A posto del mio bambino ci si mette la nonna a dondolarsi sul cavalluccio. Eh? Questo non è diventato, non è più un salone, ma è una sala giochi. Comunque per mio nipote questo è altro. Sono nata a Mantova e sono rimasta fino all'età di 20 anni, mi sono diplomata e poi sono venuta a Roma. Poi io ero fidanzata con un romano, per cui ho cercato di avvicinarmi, e quindi ecco perché ho fatto questa scelta. Naturalmente la mia scelta, poi ormai ero uscita di casa, io testarda, dico qui sono uscita e qui devo rimanere, perché con quel ragazzo io mi sono lasciata, perché c'aveva un carattere particolare, e poi questo già pensava al matrimonio. Io naturalmente a 20 anni pensavo alla mia carriera, alle cose che mi piacevano, girare il mondo, studiare, e per cui non era il mio carattere. Melpi, possono vedere a fa il bagnetto? Se non essi mannaggia erano vestiti, li ho spogliati. Sono molto più preparati adesso, sono molto più vicini alla donna, alla moglie veramente,
E perché la nascita del bambino è una grande emozione. Qualche papà piange, qualcuno che è caduto pure in sala operatoria o in sala parto. Di solito entra sempre il papà, è difficile che entri la suocera, anche perché le mamme e le suocere sono sempre un po' più apprensive. Io preferisco i papà perché sono più tranquilli, cioè mi si mettono lì tranquilli in un angolo e non fanno storie. Queste sono due mamme che hanno fatto il taglio cesareo ieri. E come vedete i tempi sono cambiati, perché una volta il cesareo stava a letto 7 giorni. Oggi, dopo neanche 24 ore, già si alzano e hanno i loro bambini vicino. Lily comes when you stop to call her. Anche queste naturalmente sono due zoccolette, perché le femmine pullulano. È evidente che le cose sono cambiate, quindi le mamme sono più contente, le mamme vivono più serenamente le gravidanze, il parto. Anche per il fatto dell'epidurale, il fatto che la mamma soffre di meno adesso. La signora Laura ha fatto nascere mia figlia che ora ha 36 anni, poi mio figlio che ce n'ha 27 e un'altra mia nipote che adesso ce n'ha 16 e adesso l'ultima piccolina. Io ho assistito delle famiglie intere, delle intere generazioni. È sempre una grande emozione per chi fa questo lavoro con passione, e se non lo fai con passione devi smettere. Cioè, io sono arrivata a quest'età a far nascere tutti questi bimbi perché amo la mia professione, altrimenti avrei smesso da tanto tempo. Penso che per la nascita di un bambino sia una delle figure più importanti che ci possono essere, perché comunque ci accompagna da quando arriviamo fino a quando andiamo via. L'hanno riportata sulla paziente? Eh? Sì. Oh, ma hai visto che bella figlia? Sì. Mi puoi richiamare fra 5-10 minuti perché ho una paziente adesso da mettere a letto. Mia figlia aspetta due gemelli e giovedì avrà il cesareo. Sono molto contenta che ha scelto di venire qui e appunto cercare proprio dell'ostetrica Laura, che mi ha aiutato a far venire al mondo un'altra figlia di 25 anni e un maschio di 15. E lei è una donna particolare, intelligente, anche molto pratica, toglie le ansie, è come veramente una sorella, mi commuovo. Questi sono maschi, né? Meno male. Meno male, con tutte queste femmine. Ma sì, ma non ti preoccupare, che se anche sono piccolini crescono non c'è problema. Soprattutto è la mamma che deve stare serena, tranquilla. Paura del cesareo. Ma che paura? Eccolo, guarda. Ecco. Diventa mamma è una cosa bella. Penso io che sono diventata mamma a 42 anni. Mi sono sposata a 43. Mia figlia mi ha accompagnato al matrimonio, c'aveva un anno, è un'esperienza meravigliosa, guarda. Vale? È una brava nonna, oltre che una brava ostetrica. Anche brava nonna. Sì, brava nonna. Ho fatto nascere io mio nipote, però ho visto mia figlia come una paziente, perché se pensavo che era mia figlia non so se ce l'avrei fatta. Però è andato tutto bene. Poi mi sono emozionata, mi sono nascosta e ho pianto tanto. Bella. Non è che volevo fare l'ostetrica in particolare, mi piaceva il ramo della medicina, tutto quello che era medicina. Mentre i bambini giocavano con le bambole, io giocavo al dottore. Quindi era una cosa proprio innata in me. Poi avevo intrapreso la scuola di economia domestica, che allora c'era l'economia domestica, ma non era fatta per me, come non l'è fatta manco adesso, perché se c'è una cosa che godi è la cucina, però lo devo fare. I nostri cuori, lui mi rispose allora. Quello che vedete in queste vetrine sono tutti i regali che mi sono state fatte dalle mie pazienti nel corso degli anni. Mia figlia dice che questa casa è un museo. C'hai ragione, ma che faccio, li butto? Sono ricordi. Che sarà, sarà. C'è stato un periodo delle sveglie, adesso è il periodo delle tartarughe, invece non so se hai notato quante tartarughe ci stanno là dentro, là sopra. Bimbo che è un tesoro.
mi chiede sempre come... Questa è l'ultima arrivata, vedi, qui ce ne sono di tutti i tipi, grandi, piccole, vedi, eccole qua in ceramica, questa rosa, guarda, questa è da femmina. Portano bene le tartarughe, io le adoro. Questa è un ciuccio di cristallo che me l'ha regalato una mia paziente come emblema della maternità. Qui dentro rispecchia tutta la maternità. Questa è la fotografia del mio matrimonio, ballo de nonna. E questo è, vedi che anche qui tutte tartarughe. Vedi? Bello, quanto sei dolce, amore mio. Panzona. Vedi, questa sta ancora qui? La cuccioletta. Che dolce. Buongiorno. Benissimo, bravissima. Ecco. Ecco. Non gliela tirare tanto però, eh? Ecco. Vedi come ciuccia? Ok. Ecco, questo è il momento più bello della mamma. La mamma che allatta è una cosa meravigliosa e lo devi schiacciare ogni tanto perché così lei sente che scende il latte e non si addormenta, hai capito? Lei si è attaccata subito. Lei si è attaccata subito, vedi? 10 minuti, appunto, lo tiene 10 da una parte, 10 da un'altra e poi naturalmente se la calata del latte dopo il terzo giorno non viene, allora il pediatra decide di dare un'aggiunta perché sennò calano troppo di peso. Scusa, sei messa malissimo. Sei messa male. Mettiti giù. Scusa, non ho capito perché devi stare così allampanata. Qua, vieni. Qua, ok, vieni qui. Ok, così. Così sallata. Guarda, non ti vergognare. Qua, che è una cosa bellissima. Dai. No, questo no, però... Ecco. Ok. Oh, lo vedi che sei più comoda così? Oh. Io perché ecco. La bambina può prendere di freddo. Ma che freddo, c'è un caldo qua dentro che si schiatta. Ecco, vedi che stai almeno appiccata. C'ho ragione. L'allattamento deve essere un piacere, non una fatica, Tesoro mio, ho 52 anni e sono sempre stata con queste persone, sempre con questi proprietari. Ho avuto le mie gioie, i miei dolori, perché qui ho perso la mamma, ho perso il papà, è nata mia figlia. Ho avuto tante cose belle, ma anche tante cose tristi, però questo lavoro mi ha aiutato a uscire da tante situazioni. Pensa che a me, io, Valentina, mia figlia, che ha 31 anni, gli è morto il padre a 14 anni, ho perso mio marito in un incidente che aveva 14 anni. Se non avessi avuto questo lavoro, sinceramente, altro che depressione. E ancora oggi, proprio il pensiero di lasciare... Ma non tanto perché, potrei dire, vado in pensione, ormai ho una certa età, ho lavorato tanto. Però mi dà la carica, mi dà la vita. Ah, dimmi, Jessica. Pronto? Tocca a te, che c'hai? E anche per strada io li faccio nascere, ormai i figli. L'altra volta. Carla? Non è possibile, guarda, è una cosa, il telefono è una cosa micidiale. Prendere che gli fai il regalo il marito, meno male che abbiamo un marito. Vedi che conviene fare i figli? Il compito dell'ostetrica è quello di preparare l'atto di nascita. È una cambiale che si deve tenere per tutta la vita, che me la devi anche firmare. La signora è all'inizio del travaglio, è il terzo bambino, è sotto monitor, accompagnata dal marito. La signora deve stare tranquilla, serena e deve sorridere, che sta diventando mamma. E naturalmente a un certo punto del travaglio la signora deciderà se vorrà fare l'epidurale o meno. Questo è il terzo, ma è un'emozione troppo forte che prova comunque un papà vicino alla mamma, insomma. Adesso mi vado a cambiare e se mi volete aspettare giù all'ingresso mi accompagnate. No, io faccio presto, mi dovete togliere sto coso qua. Mi devo mettere la camicetta.
questo è un lavoro di molto sacrificio, eh? Cioè non ci sono feste, non ci sono Natali, non ci sono Pasque, cioè è un lavoro anche di molta rinuncia, perché nel momento in cui magari tu organizzi un viaggio, c'hai una paziente che ti viene a partorire e sospendi. Infatti le mie litigate con mio marito erano proprio quelle, tu c'hai sempre queste donne. Ma d'altronde, questa è la mia professione, l'ostetricia è un lavoro di sacrificio. Io sono sempre stata molto solare, molto aperta, molto, molto gioioso, ho amato sempre molto la vita. Per il mio futuro, io a quest'età un lungo futuro non credo che ce l'avrò, comunque sono felice di avere una bella famiglia, di avere un bel nipote, spero di averne un altro, di potermi godere anche quest'altro nipote che verrà, e io sono soddisfatta di tutto questo. Senti, senti, senti.